1-2-3 prova, 1-2-3 prova, siamo a Schiavonia.
Benvenuti a Schiavonia per... Vado? Allora, riproviamo. Benvenuti a Schiavonia, 19esima giornata del campionato di Serie 3 Credem Banca, girone bianco, sesta di ritorno. Siamo ancora qui in casa del Monselice per questo anticipo tra TMB di Monselice e Wimore Parma. Partita come tutte quelle per il Monselice, in cui provare assolutamente a muovere una classifica ancora deficitaria. 11 punti, ultimo posto per la squadra di Guglielmo Cicorella, che però non ha perso ancora il coraggio, la voglia di giocare, come ha dimostrato anche 7 giorni fa proprio qui su questo campo con Pineto. D'altra parte Parma, sesto posto, una squadra comunque nella, diciamo, metà alta della classifica, anche se non vicina al vertice. Infatti le big Fano, Pineto, Savigliano sono molto avanti, però la squadra di Andrea Codeluppi comunque ha 10 vittorie e 8 sconfitte fin qui in stagione. Invece sono solo 2 i successi del TMB di Monselice, che per contro ha giocato ben 7 tie break in questa prima parte di stagione. Andiamo a leggere le formazioni. Iniziamo con gli ospiti di Parma, con l'1 Hector Reyes, il 2 Dante Cravorti. Cristian Dimitrov è il numero 3, Daniel Codeluppi il 4, il 5 Nicola Sesto, il 6 Edoardo Colangelo, Barafal il 7, Federico Rossatti l'8, Alessandro Zecca 9, uno dei due liberi, Matteo Beltrami l'11, l'altro libero è il numero 12 Mattia Cereda, Fabrizio Ferraguti è il numero 13, Manuel Bussolari il 14 e Robert Chirila il numero 15. Andrea Codeluppi, come dicevo, è il primo allenatore, coadiuvato da Matteo Borghi. Dall'altra parte il TMD Monselice con qualche assenza, mancano a causa di influenze che in questo periodo sono all'ordine del giorno, Emanuele De Grandis e all'ultimo minuto anche Marco Vianello, quindi ci saranno dei cambiamenti sia nella formazione che nel sestetto. Andiamo a leggere quindi la formazione del TMD Monselice, che ha come numero 1 il capitano Alessandro Drago, il 4 Jacopo Perciante, il 5 Luis Vatovac, Vitali Kobzev il numero 6, Enrico Monetti il 7, Marco De Santi il numero 11, Cristian Bacchini il 12, Luca Beccaro il 14, con il 15 Matteo Borgato. I due liberi sono Davide Dainese col 16 e Alessandro Rizzato col 17, Samuele Dietre è il numero 18, mentre nella roster viene inserito anche Nicolò Zanetti con il numero 2, proprio per le assenze di Vianello e De Grandis. Guglielmo Cicorella è il tecnico, coadiuvato da Luca Beccaro, con in panchina anche Marco Favato come dirigente accompagnatore. I due arbitri sono invece Emilio Sabia di Potenza e Marco Pernpruber di Trento. Al video check c'è Gabriele Berbieri di Padova, mentre la refertista al referto elettronico è Jenny Taffa di Rovigo. Stiamo per quindi preparare questo incontro, vediamo le squadre che si stanno schierando lungo la linea laterale per il saluto. Come dicevo, anticipo di questa sesta giornata di ritorno, che per Monselice è comunque molto molto importante, perché serve muovere la classifica per provare ancora a cercare una salvezza sempre più complicata con il passare delle giornate. Ma diciamo, sicuramente non ha perso, come dicevo anche in precedenza, coraggio la squadra di Cicorella, che ci ha provato anche con Pineto, squadra di ben altra caratura, bisogna ammettere, che ha sofferto 7 giorni fa, soprattutto nel secondo set. Vedremo quest'oggi come andranno le cose. Siamo in attesa anche di capire quali saranno i due sestetti delle squadre che scenderanno in campo. Probabilmente Cicorella, dovendo rinunciare a soprattutto a Marco Vianello, dovrà affidarsi a Monetti in questo frangente. Bisogna dire che tra i segnali positivi dati proprio nell'ultima giornata con Pineto, c'è stato anche un
terzo set in cui Monselic era indietro di una decina di punti, che poi ha recuperato nel finale anche senza chiudere la rimonta, ma proprio mettendo in campo 5 giocatori della panchina, segno che comunque appunto il roster c'è. Andremo a vedere adesso il sestetto. La prima squadra a scendere in campo per lo Starting Six sarà ovviamente quella del Wimor Parma. Andiamo a vedere mentre si salutano il pubblico anche i due arbitri, Emilio Sabia e Marco Pernpruner. Pubblico che, come spesso accade, magari ci mette un po' prima di cominciare ad arrivare. Arrivano ancora persone che stanno entrando in questo momento nel Palasport qui di Schiavonia. Tutto pronto per lo Starting Six. Andiamo a vedere. Allora, dovrebbero esserci Dante Chakravorty in palleggio con Christian Dimitrov opposto per la squadra di Codeluppi. I due schiacciatori in campo saranno Hector Reyes e Federico Rossati, al centro Barafalli e Manuel Bussolari, se non sbagliamo, mentre Mattia Cerega è il libero che inizierà l'incronto. Dall'altra parte, come dicevo, qualche cambiamento per Cicorella. Ovviamente si parte da Alessandro Bravo, che è il capitano, e l'opposto in regia ci sarà invece Luca Beccaro. Vediamo i centrali, che sono i due nuovi, diciamo così, anche se ormai sono tutta la stagione qui a Monselice. Ovviamente Luis Vatovac e Vitali Kobzer, e come detto Enrico Monetti in diagonale con Mattia Borgato sono la linea degli schiacciatori ricevitori, mentre Davide Nainese è il libero della squadra di Cicorella. Si va a iniziare, sarà proprio la formazione di casa ad aprire le danze dalla battuta. Tira, se non sbaglio, proprio Borgato, sì, così è, a servizio. Ultimi controlli delle formazioni in campo da parte dei direttori di gara. Lobzer lascia spazio a Dainese, dall'altra parte entra, come detto, Cereda. Pare che sia finalmente tutto ok. Borgato è già in zona 1, pronto per iniziare questa sfida con la sua battuta al salto. Ultimi controlli ed è pronto Borgato. Riceve Cereda, la palla dietro per Dimitrov, c'è subito il muro di Monetti e Vatovac che apre questo incontro. Era andato subito a cercare il suo opposto Chakravorty, e di nuovo Borgato con la sua battuta al salto. Questa volta la palla va verso zona 5 ed è proprio Rossati a ricevere e a ottenere il cambio palla. Proprio il regista Chakravorty di Parma in linea di battuta si sposta verso zona 5 per la sua jump slot, che va a cercare Monetti, incerto se ricevere in bagare o in palleggio. Poi la palla finisce a Drago, che non chiude, può contrattaccare ancora Rossati, diagonale, riceve, difende Beccaro, la palla resta sul campo di Parma e Dimitrov questa volta chiude
il diagonale su cui prova a lanciarsi Dainese. Peccaro, primo tempo per Vatovac, vincente ancora. Parità, due pari. Proprio Luis Vatovac al servizio. Anche lui battuta al salto, spin. Vediamo. Però forza troppo il servizio, la palla si spegne oltre la linea dei 9 metri del campo di Parma. Tocca a Rossatti andare al servizio. Tutta piedi a terra, diceva Monetti. Calo dietro per Drago, diagonale, vincente, il muro a uno di Reyer. È proprio Drago che si porta al servizio. Ancora parità, fasi un po' di studio queste iniziali. La botta di Drago, deve correre Chakravorty, la palla è a filo ma è nel campo di Monselice. Monetti, palla spinta di Beccaro e Monetti ottiene il punto per TMB 4-3. Ancora Drago, palla smorza sul nastro, poi Reyes, pallonetto, ci mette una mano proprio Drago. Monetti gioca contro le mani nel muro, la palla è ancora giocabile per lo stesso Monetti che però ha qualche difficoltà a gestirla. Chakravorty per Rossatti ed è vincente lo schiacciatore della Wimor, 4 pari. Ferragutti a servizio, anche lui da 5. Poi tifosi di Monselice che stanno ancora riempiendo di po' gli spalti, cominciano a scaldarsi anche loro. Monetti sul muro di Dimitrov e Fall, trova le mani degli avversari. Torna avanti, anzi primo vantaggio effettivamente in questo incontro per la Wimor, 5-4 Parma. Ancora Ferragutti, ancora Monetti, molto cercato in questa prima parte, poi c'è il diagonale di Drago molto vicino alla riga ma per il primo arbitro Sabia è dentro. Codeluppi chiede però di andare a rivedere al video check, quindi si va a controllare a video. Vediamo intanto che Cicorella ne approfitta per provare a dire qualcosa ai suoi. Questa prima parte abbiamo visto subito Parma cercare insistentemente Monetti in ricezione. Monetti che come detto sostituisce Vianello. Vedremo se questa sarà una tattica che continuerà a usare la formazione ospite. Intanto gli arbitri hanno controllato il video check, andiamo a vedere qual è il segnale. Palla fuori, quindi sesto punto per Parma e doppio vantaggio sull'errore di Alessandro Drago. Ancora Ferragutti, quindi al Bussolari è secondo centrale, non Ferragutti, mi scuso, avevo visto male l'elenco, colpa mia. Intanto c'è l'errore proprio di Manuel Bussolari al servizio ed è proprio Monetti alla battuta per il TMB che deve in questo frangente recuperare una lunghezza. Reyes
Chakravorty dietro per Dimitrov, Monetti difende, Beccaro va a cercare Borgatto che gioca sulle mani del muro e la palla va a terra. 6 pari. Ancora Monetti al servizio. Sua Gianflotte, ancora Reyes che viene chiamato poi all'attacco, palla ampiamente fuori, non ci sono tocchi a muro e torna avanti la formazione di casa. 7-6 questa sequenza di battute di Enrico Monetti. Stavolta Bussolari deve correre, Chakravorty per Reyes, in qualche maniera tiene Monselice, Drago, la palla sul muro, ancora Drago, palla difficile, grande difesa, un tuffo correndo indietro di Benese, terzo attacco consecutivo di Alessandro Drago, dall'altra parte il suo pari uomo Dimitrov, Borgatto ci mette le mani ma non riesce a tenere in campo la palla, bella azione comunque. Bravi i giocatori di Monselice a tenere viva la palla dopo un paio di muri di Parma. Alla fine però ha risolto le questioni Dimitrov. Proprio lui al servizio, Beccaro per Borgatto che rallenta il colpo, però c'è la difesa di Parma che poi contrattacca con Reyes. Ed è ancora a vantaggio di Parma 8-7. Questo frangente continuo cambio di conduzione nel punteggio tra le due squadre. Vediamo ora ancora Dimitrov, la sua botta direttamente out, 8 pari. Okan dall'altra parte, Kovzev l'altro straniero in campo, Monselice, primo straniero nella storia della società monselicense, società che è nata nel 86 come dice appunto il nome ufficiale, Monselice vuole 86. Intanto c'è il primo tempo perentorio di Barafal, ben servito da Chakravorty, 9-8, ancora un punto di vantaggio per la squadra ospite che va in battuta con Hector Reyes. Per lui battuta al salto che va a cercare ancora Monetti, Beccaro in 4 per Borgatto, diagonale, qui ci prova a mettere la mano Cereda ma senza successo, 9 pari. Caro anche lui Gianflotte, la palla a filo, non chiude Vatovac, la palla però è ancora attaccabile per Monselice, difende Cereda, Reyes da dietro, Pipe che finisce out ed è l'ennesimo cambio nel punteggio, 19 questa volta avanti di uno Monselice, ancora in battuta con Beccaro. Beccaro ancora la sua battuta corta, Rossatti il suo attacco sulle mani di Drago, poi ci prova Beccaro ma non riesce a tenere la palla in gioco. 10 pari. Beh, Barafal a portarsi a sua volta a servizio. Si spostano i giocatori di prima linea di Parma, eccezione di Deinese, palla in 4 per Drago che sceglie una piazzata, ben giocata proprio sulla riga, 11-10, e si completa così la prima rotazione di questo primo set con Borgatto che aveva aperto l'incontro, che torna dietro la linea dei 9 metri, soprattutto al salto, la botta
porta, tiene in qualche maniera Cereda, però deve correre Chakravorty in 4 per Rossati, tiene proprio Beccaro, deve palleggiare Dainese, palla per Drago, grande diagonale di Alessandro Drago, 12-10, ed è un doppio vantaggio, primo doppio vantaggio dell'incontro per una delle due squadre, ed è per il TMB che ha trovato il la bella difesa e poi il contrattacco proprio di Drago. Andiamo a vedere adesso ancora Borgato, ancora la sua botta e questa volta esce, anche se non di tantissimo, suo servizio comunque sempre incisivo. Chakravorty, Gianflotte anche per lui, questa volta cerca Borgato, deve spostarsi Beccaro in 4 per Monetti, vincente lo schiacciatore, 13-11. Mantiene il doppio vantaggio, un 16 in questa fase iniziale del primo parziale. Luis Vatovaz al servizio, torna in prima linea Vitali Kobz, quindi il centrale del Monselic. Vatovaz non forza, Chakravorty in 4 per Rossati, tiene però il muro di Monselic che può attaccare con la pipe di Borgato che è vincente, più 3. Con Borgato in questa fase protagonista, ed è il primo time out dell'incontro, lo chiede Parma. Andiamo, grazie al prode Gianluca Travò, scout non solo del Monselic, abbiamo anche qualche dato di in diretta sui punti per Monselic. Abbiamo Drago, Monetti e Borgato che hanno 3 punti a testa. Dall'altra parte è Rossati che con Dimitrov sono a quota 3, quindi per ora distribuzione equa delle responsabilità in attacco, anche se come sempre Drago è quello che ha attaccato più palloni, 9 dei 20 totali fin qui attaccati da Monselice. Si torna in campo, finito il time out, con Luis Vatovaz al servizio. Pronto? Il centrale alla battuta, non forza ancora, però la palla è a filo ed è Kobzev che questa volta chiude in la palla a filo, 15-11. Battuta non forzatissima di Vatovaz che però si rivela insidiosa per la ricezione di Parma. Stavolta tira un po' più forte, però la palla in mano a Chakravorty, c'è il pallonetto di Rossati, la palla resta nel campo di Monselic, attacca Monetti, ancora il contrattacco di Rossati che prova un stranissimo pallonetto, la palla è quasi vincente, però in qualche maniera si salva Monselic dietro Dimitrov, ancora muro di Monselic, la palla è ancora nel campo di Parma e c'è alla fine il muro di Kobz, sì, di Kobz, 16-11. Brava Monselic a tenere via la palla finché non è arrivato il muro a chiudere i conti da parte di Vitali Kobzev, più 5, si fa interessante il vantaggio del TMB ancora sulla battuta di Luis Vatovaz. La botta è quasi un ace, la palla resta però in qualche maniera nel campo di Parma, free ball per Monselic in primo tempo, però un po' letto facilmente da Rossati il primo tempo per Kobzev, 16-12. Comunque break sulla battuta di Vatovaz per il TMB ed è proprio Federico Rossati a portarsi in battuta per la Wimor Parma ed è ace dovuto anche a un pizzico di indecisione da parte di Monetti che aveva visto il movimento di Kobzev, ma
Cobb ovviamente non ha responsabilità di ricezione, però aveva in qualche maniera ingannato il compagno. Fatto sta, più 3 Parma, più 3 Monselice. Borgato questa volta in palleggio, la palla dietro per Drago, vincente la palla di Drago. Reyes ha provato ad andarla a recuperare dopo la difesa di Rossatti, ma la palla era ben oltre la panchina di Monselice. 17-13, lo stesso Alessandro Drago in battuta. La botta tiene Rossatti, il palla dietro per Dimitrov, vincente ancora il l'opposto, anzi no, scusate, ho visto male io, palla out, ma c'è, no, video check per un possibile tocco. Vediamo cosa decideranno gli arbitri. Precedenza, video check, diciamo così, vincente per Codeluppi. Vediamo quale sarà invece questa volta il responso di Gabriele Barbieri e Marco Penpruner, che stanno riguardando le immagini. Tutto pronto, palla confermata out, quindi 18esimo punto, scusate, per Monselice, che torna avanti di 5 lunghezze con Alessandro Drago ancora al servizio. Si va a verificare che tutto sia a posto. Videocecchista e segnapunti confermano il secondo arbitro, quindi Drago può andare al servizio. La sua botta, palla direttamente nel campo di Monselice, free ball, Beccaro per Monetti, che però sparacchia fuori. Chiama subito il videocheck Cicorella su indicazione del suo giocatore. Vediamo, Drago già dietro la linea di 9 metri, sicuro che ci sia il tocco, vedremo se lo confermeranno anche le immagini. C'è da controllare. Sono pronti gli arbitri e la palla viene confermata out, però 18-14, tocca Manuel Bussolari, centrale del Wimor, portarsi in battuta ora. Gianflot riceve male Borgato, deve correre in qualche maniera Monetti, il bravo a tenerla in campo anche Drago, ma c'è un contrattacco pulito di Dimitrov che chiude il 15esimo punto per la sua squadra, che torna a meno 3. Torna in battuta Bussolari. Monetti questa volta riceve bene, Beccaro dietro per Drago che chiude. Beh, quinto punto della partita di Alessandro Drago. 19-15, torna in battuta Enrico Monetti, che aveva avuto una serie positiva nella rotazione precedente. Gianflotti di Monetti su Reyes, primo tempo di falla, palla è al limite e Borgato sorprende tutti, palla sopra la rete, non facile da chiudere, ma Borgato è stato il più veloce a chiudere il punto, sorprendendo anche la ricezione di la difesa di Parma, che ora va a parlare con il suo tecnico Andrea Codeluppi. Borgato che ha 4 punti, dicevo appunto Drago è a 5, sono i due migliori attaccanti per quanto riguarda la squadra di Cicorella. Dall'altra parte a quota 4 c'è Dimitrov con Rossatti, che ha fatto anche lui 5 punti come Drago, quindi ancora
distribuzione per il momento abbastanza equa delle responsabilità. Vedremo se andrà così per la partita, mentre ci si avvicina alla parte più calda di questo primo parziale. 20-15, TMB avanti di 5 lunghezze con Monetti al servizio, ancora su Reyes, Chakravorty che chiama proprio Reyes, diagonale questa volta vincente su il muro 1 di Beccaro. Dimitrov al servizio, la botta di Dimitrov direttamente out, resta avanti di 5 punti Moselice. Tocca a Kovzev questa volta portarsi alla battuta. Gianflot anche per Kovzev, Reyes, Pipe per Rossatti, vincente, cambio palla, 21-17, 4 punti sempre da gestire per Drago e compagni, mentre i giovani del servizio campo vengono chiamati all'opera per asciugare il Taraflex. È proprio Reyes, sì, in battuta Monetti. Beccaro, primo tempo per Kobzev che però colpisce male, palla out, palla che era rimasta un po' troppo alta forse di Kobzev, che l'ha colpita un po' sotto, infatti è uscita Vatovac, scusate, Kobzev era stato in battuta, effettivamente errore mio, sto facendo un po' di confusione con le formazioni, mi scuso. Intanto c'è l'errore a battuta di Reyes ed è Beccaro che si porta in battuta, ma Cicorella prova il cambio con Bacchin che si porta al servizio. Vedremo se poi farà, cioè, un cambio solo per il servizio o un anticipo di doppio cambio per Cicorella. Bacchin, sua battuta colpisce letteralmente Reyes, ma che in qualche modo tiene bene. Poi Rossatti chiude il cambio palla, si chiude anche il cambio, quindi niente doppio cambio per Cicorella, ma dentro di nuovo Beccaro in regia con Bacchin che dopo il servizio si riporta in panchina. Barafol dall'altra parte dai 9 metri, 3 punti dividono le due formazioni. Per l'ennesima volta ha cercato Monetti, Beccaro dietro per Borgato che però non chiude, c'è il palleggio di Fall per Dimitrov, palla sul nastro, si tuffa Dainese, Beccaro per Borgato, no scusate, per Drago, palla in sul muro, però torna nel campo di Monselice, ancora un tuffo da parte della difesa di Parma, la palla che sembra non cadere mai, adesso palla a filo, Drago ci mette le mani e c'è subito una discussione, la palla sembra dentro, dicono di no i giocatori di Parma che non hanno più la possibilità di chiedere un video check, protesta in particolare di Chakravorty, vediamo se arriverà anche un cartellino. Primo arbitro Emilio Sabia chiede subito di parlare con i giocatori di Parma per mantenere un po' di calma e arriva anche il cartellino giallo per Chakravorty che aveva avuto un gesto di stizza nei confronti dell'arbitro, ma c'è ancora la possibilità di video check, quindi diciamo una protesta, pensavamo che non potesse chiamare il video check Parma, per questo ci fosse la veemente protesta, e invece c'era la possibilità comunque di andare a rivedere, quindi è stato un po', diciamo, un gesto di nervosismo da parte del regista della formazione ospite. Tanto andiamo a rivedere un po' di statistiche. È arrivato a 6 punti intanto Alessandro Drago, mentre Rossatti dall'altra parte è a 7. Volevo vedere anche l'impiego in ricezione con sulle 15 battute di Parma arrivate sul campo di Monselice, 9 sono state ricevute da Monetti, quindi diciamo che
l'impressione guardando la partita viene anche confermata dai dati statistici. Intanto c'è da guardare con particolare attenzione le immagini del video check, perché sembrano metterci un po' per Prunere e Barbieri. Vediamo che parlottano guardando le immagini, cercando di decifrare quanto registrato dall'impianto di bordo campo, mentre anche continua sotto lo seggiolone del primo arbitro la discussione. Rossatti cerca di tenere la calma tra i suoi compagni e deve andare anche a parlarsi per Brumer con Sabia, e la palla alla fine è di Monselice, però continuano a parlottare i due direttori di gara. Ed è anche Catravorti che va a parlare con il primo arbitro. Lunghissima sosta in questo frangente, che però ha confermato poi alla fine le decisioni del primo arbitro, quindi 23-19 e Borgato in battuta. Il riassunto di questa lunga discussione con cartellino, controllo al video check, proteste, chiarimenti, e ancora c'è Calvorti che chiede delle spiegazioni. Beh, c'ha ragione, voglio vedere in base a che cosa l'ha definita, anche perché 9 volte su 10 è l'attaccante che fa punto, 9 volte su 10, quindi c'è... Il problema è che dal video check non lo vedo, non lo capisco. Comunque sì, probabilmente è un tipo di situazione, stiamo parlando anche qui vicino alla mia postazione, che è difficile anche proprio da ricostruire con le immagini del video check, perché possono essere poco chiare, quindi viene in questo modo confermata l'interpretazione del primo arbitro. Comunque Borgato in battuta si tuffa Reyes, deve correre Chakravorty dietro per Dimitrov, c'è il muro di Monetti, la palla resta nel campo di Parma e c'è l'infrazione in palleggio, 24-19. Set ball sul servizio di Mattia Borgato, 24-19. La botta di Borgato tiene Reyes, ma la palla in campo di Monselice, Beccaro dietro per Alessandro Drago che tocca la stina nel suo attacco, almeno così mi è sembrato. Comunque è punto di Parma, non ci sono proteste, c'è un time out però per Cicorella. ...24-20... Cicorella però non vuole lasciare niente al caso. È già successo in questa stagione che Monselice non sia riuscita a concretizzare delle buone opportunità. ...15 attacchi sui 34 di Monselice per Alessandro Drago, che ha totalizzato anche 6 punti complessivi, 5 in attacco, 1 a muro. Dall'altra parte invece distribuzione più equa, con 11 attacchi di Dimitrov e 11 di Rossatti, 4 punti dell'opposto, 7 di Rossatti. 24-20, la battuta è di Chakravorty per la Wimor Parma, va a cercare ovviamente Monetti, Beccaro dietro per Drago che questa volta chiude molto diagonale e alla seconda opportunità ottiene il punto che vale il primo set. Quindi TNN Monselice 1, Wimor Parma 0, 25-20 il partito del primo set. Ci risentiamo fra 3 minuti.
si torna in campo a Monselice Schiavonia. Siamo 1-0, 25-20 il primo parziale per il TMB. Andiamo a vedere le formazioni, a una prima occhiata sembrano uguali, sì. Quindi sia Codeluppi che Cicorella si affidano ai 6 del primo parziale. Sarà proprio Parma con Bussolari a portarsi in battuta per aprire questa seconda frazione di gioco. Battuta di Manuel Bussolari da zona 5. Le mosse continueranno i giocatori di Parma a cercare Monetti. No, si cambia subito. Borgato, primo tempo di Vattovaz e 1-0 per il TMB. Come dicevo, in prima frazione Monetti è stato chiamato in causa 10 volte dalle battute di Parma. Segnale che era una precisa indicazione tattica, quella di sfruttare, di andare a esplorare, diciamo così. Intanto sbaglia proprio Vattovaz al servizio, dicevo, andare a esplorare le qualità in ricezione dello schiacciatore che quest'oggi sostituisce l'indisponibile Marco Vianello, disponibile come Emanuele De Grandis, il centrale. Dimitrov al servizio, la botta, diceva in qualche maniera Dainese, ma deve muoversi Beccaro, in 4 per Monetti, murato da Chakravorty. Poi tocca a Drago giocare sulle mani di Reyes a muro. 2-1 avanti, ancora un piccolo punto il TMB, che ora è in battuta con Alessandro Drago. Non forza, però deve tuffarsi Reyes, non chiude Kobzev il primo tempo, il pallafilo, poi fall invece nel primo tempo, sfrutta proprio la presenza di Kobzev sotto rete per ottenere il punto del 2 pari. Hector Reyes dall'altra parte in battuta. Gran botta anche di Reyes, deve correre Beccaro, in 4 per Monetti, ancora al muro di Fall, molto alto il muro del centrale di Parma, e vantaggio per la squadra ospite, 3-2 Parma. Intanto si scalda un po' anche il tifo del TMB. Reyes, ancora Dainese, deve muoversi continuamente Beccaro. Drago vincente, questa volta l'opposto, tre pari. Tre pari in questo avvio di secondo set, ed è Enrico Monetti in battuta. Ha un po' girato la squadra Cicorella, prima era partito con Borgato in servizio, adesso ho preferito affidarsi prima a Drago. Intanto c'è l'errore abbastanza gratuito di Dimitrov, che infatti se ne accusa subito e fa segno di passare avanti. 4-3, torna in vantaggio di una lunghezza al TMB, anche se siamo, come detto, ancora in una fase interlocutoria di questo avvio di secondo set. Palla un po' fuori misura per Rossatti, in qualche maniera può contrattaccare Borgato, la palla però torna nel campo di Parma con Chakravorty, che si affida a Fall, che non sbaglia. 4 pari, è proprio il centrale a portarsi al servizio per la Wimor. Servizio flottante, palla
primo tempo di Cobbs, difende di petto addirittura Fall, poi c'è il pallonetto di Rossatti. Kobzev può solo palleggiare nel campo opposto, la palla finisce alla fine a Dimitrov che colpisce forte, ma la palla sembra uscita. Protesta Codeluppi che chiederà probabilmente il video check. Così è un po' infastidito l'allenatore di Parma, evidentemente gli è sembrato molto evidente il tocco che i due arbitri in primo via non hanno riscontrato. Vediamo adesso cosa dirà il video check. Intanto siamo sul 4 pari virtualmente, diciamo così. Ancora una consultazione più lunga del solito al video check. Alla fine arriva il responso, vediamo quale sarà. Palla toccata, quindi aveva ragione ad arrabbiarsi Andrea Codeluppi in questo caso. E quinto punto per Parma, che torna quindi con Fall in battuta, mentre questa volta tocca a Drago andare a fare un po' di lobbing con Emilio Sabia, il primo arbitro. Fa gesti con le mani Drago che sinceramente non siamo riusciti a interpretare. Comunque più uno per la Wimor e 5-4 Fall. Gianflotto ancora che mette in difficoltà Borgato, che va a contrattaccare ma non chiude. Reyes, palla a filo per Chakravorty che non può fare altro che attaccare di prima intenzione e gli va bene. 6-4 per la Wimor Parma. Ancora Fall in questa fase iniziale, il suo break in battuta sta indirizzando il set, palla dietro per Drago che però sbaglia completamente, ha cercato la palla in extra rotazione ma non ha trovato il campo, si è subito disperato ed è il primo timeout per Guglielmo Cicorella. Andiamo a vedere un po' di statistiche, come nonostante l'ultimo errore Drago è comunque il miglior marcatore di suoi con 9 punti, lo segue Mattia Borgato a 4, mentre Monetti è salito a 3. Dall'altra parte ci sono i 7 punti di Rossatti, i 5 di Christian Dimitrov e i 4 di Barafal, che ha anche dato un buon contributo in questo frangente con la sua battuta che non è stata particolarmente, diciamo così, incisiva a livello di punti, però ha messo sempre in difficoltà la ricezione di Monselice costringendo Beccaro a soluzioni un po' scontate e questo ha fruttato il più 3 per Parma, che intanto deve fare i conti col primo tempo di Kobzev che finalmente toglie dalla battuta Fall. Come detto, non particolarmente potente ma capace di creare qualche grattacapo a Monselice. Poi lo stesso Kobzev in battuta, anche lui salto flot corta, primo tempo per Bussolari tenuto in qualche maniera dalla difesa che però non riesce a ricostruire poi il pallone che finisce oltre i cartelloni pubblicitari. Chakravorty in battuta, 8-5, più 3 per Parma. Monetti, ennesima ricezione, deve muoversi ancora Beccaro, in qualche maniera l'attacco di Drago prova il diagonale stretto ma non trova il campo. Nono punto per Parma che in questo frangente sta cercando di accelerare dopo aver perso 25-20, ricordo, il primo parziale. Stavolta palleggio di Monetti in di Borgato in ricezione, Beccaro serve proprio il suo schiacciatore che firma il sesto punto per Monselice ed è proprio Beccaro a portarsi al servizio
9-6 per Parma. Eccezione di Reyes, c'è travolto il primo tempo di Bussolari, ci mette una mano Beccaro ma non basta per tenere viva la palla. 10-6, oltre a battuta tattica incisiva in questo set, l'impressione è che Parma abbia più fluidità nella fase di cambio palla. La gran botta di Rossatti va fuori direttamente, settimo punto per Monselice, tocca ora a Borgato portarsi a servizio. La sua botta ed è out anche in questo caso. Pizzico di incisione perché dalla mia postazione non vedo la linea di fondo campo di Parma, quindi non ero in grado di giudicare a occhio, ho dovuto aspettare la decisione dell'arbitro. Tant'è, 11-7, ancora 4 lunghezze di vantaggio di Parma con Bussolari. La battuta, ancora una Gianflot che mette in imbarazzo la ricezione di Monselice. Può contrattaccare Parma con Rossatti che però fa uno strano palleggio la seconda linea, poi Drago invece picchia duro e ottiene l'ottavo punto del TMB. 11-8 avanti sempre Parma ed è Vattovaz adesso al servizio. Riceve Rossatti, palla a filo, poi attacca in prima intenzione Kobzev, la palla viene colpita da Chakravorty ma finisce out, quindi anche se non in maniera così limpida ottiene comunque il nono punto Monselice, si riporta sotto di sole due lunghezze. Ancora Vattovaz su Cereda, Chakravorty questa volta palla in mano, dietro per Dimitrov, tuffo di Borgato per tenere via la palla, Monetti può contrattaccare, la palla resta sul campo di Monselice. Primo tempo ma si capiscono male Kobzev e Beccaro, peccato per Monselice, aveva ricostruito una buona azione, poi un errore banale regala il dodicesimo punto alla Wimor che va ora in battuta con Christian Dimitrov. Botta di Dimitrov, in qualche modo ottiene Dainese ma poi c'è il muro di fall su Drago. 13-9 sempre per Parma, ricezione che in questo set sta faticando per TMB. 13-9, 4 lunghezze di vantaggio, ancora la botta di Dimitrov che questa volta esce, mantiene il vantaggio la squadra ospite. Drago ora in battuta. La botta di Drago su Rossatti, deve in qualche maniera alzare Cereda per Reyes che però chiude il diagonale senza paura. 14esimo punto anche per la squadra di Parma, stesso Reyes ora in battuta. Ha attaccato una palla difficile alzata in bagger da Cereda, la seconda linea, stato bravo a crederci. Reyes su Dainese, questa volta la ricezione è buona, l'attacco di Monetti è vincente anche se sul muro di Parma Chakravorty si accusa dell'errore, poteva magari provare a coprire la palla ma in quel momento non si è reso conto di dove stava cadendo il pallone. Monetti stesso in battuta, va a cercare Rossatti ma la palla scivola fuori dal campo. 15esimo punto, sempre 4 punti di vantaggio ed è proprio Barafal che ha propiziato il primo break di questo parziale con la sua battuta, come detto, flottante ma
non semplice da ricevere. Vediamo come la risolverà in questa occasione il TMB. Riesce a ricevere bene Borgato, c'è il tuffo di Reyes sul pallonetto dello stesso Borgato, ma la palla finisce direttamente out, quindi evita ulteriori complicazioni questa volta il TMB, che si porta in battuta con Kobzev. 3 punti ancora da recuperare per la squadra di casa, che ha vinto 25-20 il primo parziale. La botta su Reyes, Chakravorty proprio per Reyes in pipe, vincente 16-12. Chakravorty al servizio. Parma sta amministrando il break ottenuto nella prima parte di set. Palla ancora a filo, torna nel campo di Parma. Dimitrov difende Chakravorty, alzata di Cereda in bagger per Dimitrov, che questa volta chiude. Bravo nella prima occasione a gestire il pallone per poi ritrovarselo più favorevole. 17-12, torna avanti di 5 punti Parma, ancora in battuta con Chakravorty. Palla tocca al nastro, mette in difficoltà Monetti, prova ad attaccare Borgato, un po' in maniera un po' velletaria forse. 18° punto per Parma, entra dietro al posto di Borgato. Monetti va subito a parlottare con il giovane compagno di reparto. Come copriranno la ricezione? Ovviamente si cerca subito il nuovo entrato, la palla è a filo, in qualche maniera Rossatti la gestisce, c'è stato però l'intervento di Beccaro che non poteva giocare la palla. In questo momento Monselice sembra un po' in imbarazzo. 19-12. Capita ogni tanto alla squadra di Cicorella di avere dei passaggi, diciamo, in cui le difficoltà sembrano meno tecniche che di altra natura. La palla ancora sul campo di Parma, Chakravorty per Rossatti, tiene in qualche maniera Monselice, la palla finisce ancora nel campo di Parma. Chakravorty questa volta dietro per Dimitrov, ci mette le mani dietro, questa volta può attaccare Drago, la palla non facile sul muro a 3, gran giocata di Drago in diagonale stretta. 19-13, sono ancora però 6 punti da recuperare, però ha superato un altro passaggio difficile la squadra di Cicorella, come dicevo, più forse dal punto di vista della concentrazione e dell'equilibrio proprio che degli aspetti tecnici. C'è l'attacco di Dimitrov che è out, di Rossatti, out da zona 1, si accusa subito del colpo, dell'errore scusate. 19-14, torna in battuta Luca Beccaro che va a cercare lo stesso Rossatti, c'è però un pallone che rischiava di finire in campo dai segnapunti, dal servizio a bordo campo, quindi si deve ripetere per ovvi motivi. Beccaro, ancora la sua jump flop, ancora su Rossatti, Cereda però si sposta, Rossatti il diagonale, lo tiene in qualche maniera Drago, ma la palla finisce poi out. 20-14, scusate, sempre 6 punti di vantaggio da gestire per Parma. C'è un cambio in prima linea, esce Reyes che cede il spazio a Ferraguti sotto rete. 20-14, 6 punti come detto da amministrare per Parma, che è battuta con Rossatti. Primo tempo di Batovac vincente, 20-15. E dopo il primo tempo vincente di Vatovac è proprio dietro a portarsi in battuta c'è l'attacco dall'altra parte di Ferraguti che va out.
16-20, 4 punti ora da recuperare per per Monselice, con Parma che chiede il time out. Andiamo a vedere qualche parziale statistico. 11 punti per Drago, che sta comunque attaccando con oltre il 40%, con 24 palloni attaccati sui 61 totali della sua squadra, gli stessi attaccati da Monetti e Borgato, 12 a testa, Monetti a 4-4, 6 punti di Borgato. Dall'altra parte Rossati è a quota 8 con 6 di Mitrov, Ray 6 a 4 con Fall che ha firmato 5 punti, quindi anche qui distribuzione forse un po' più equa nelle file di Parma, che ha 17 attacchi di Rossati e 16 di Dimitrov, quindi che si stanno dividendo più equamente le responsabilità. Intanto entra in prima linea Bacchin per Monetti, mentre torna in campo Reyes al posto di Ferragutti per Parma. C'è l'errore in battuta proprio di Dietre, rientra Monetti per la ricezione al posto di Bacchin. Sono sempre 5 punti che dividono le due squadre, ma sono solo 4 le lunghezze che separano Parma dal set. Vedremo questo finale. In qualche maniera riceve Dietre, deve correre però Beccaro, non chiude Monetti, palla a filo e Vatovac chiude, anche se c'è il tocco di rete. In un primo momento c'era stata la protesta di Parma prima però che arrivasse la segnalazione da parte del primo arbitro, infatti va subito a parlare con Rossatti il signor Sabia. Non era arrivata ancora la decisione, c'erano già le proteste da parte di Parma. Vediamo ora quale sarà la decisione del primo arbitro, che per ora si limita al richiamo verbale per la panchina della Wimor, che però è avanti sempre di 6 punti, 22-16. Bussolari ancora in difficoltà alla ricezione di Monselice, poi Monetti che viene murato da Reyes. 16 punti per il TMB, 23 sono quelli di Parma invece in questo momento. Ancora Bussolari si porta dei nuovi metri, sarà decisamente più efficace la battuta a salto flotto che quella potente per Parma in questo parziale, mentre c'è un cambio in regia per Cicorella, entra Perciante al posto di Beccaro. Due palleggiatori si alternano spesso nelle file di Monselice. Bussolari questa volta cerca Monetti, Perciante per lo stesso Monetti che non chiude, falla in qualche maniera in palleggio nel campo di Monselice. Primo tempo di Vatovac, non chiude neanche lui, la palla però torna come free ball nel campo di Monselice. Questa volta sceglie Drago Perciante e l'opposto risponde presente. 17 Monselice, 23 sempre ai punti per Parma, 6 lunghezze di vantaggio con Luis Vatovac al servizio per il TMB. La botta su Rossatti, Chakravorty dietro per Dimitrov che pallonetto spinto, gioca un pallonetto spinto che inganna la difesa di Monselice, vale il set ball che lo stesso Dimitrov andrà a gestire dai 9 metri. La botta di Dimitrov, riceve bene Dainese, Perciante per Dietre che però spara sulla rete e quindi siamo 1-1 qui a Schiavonia.
25-20 per il TMB nel primo set, 25-17 per la Wilmore Parma nel secondo. Tutto da rifare, ci risentiamo fra 3 minuti. Torniamo in campo a Schiavonia, TMB Monselice 1 ha vinto il primo set 25-20, Parma, Wilmore Parma 1 ha vinto il secondo 25-17 e si inizia con il terzo parziale di questa 19esima giornata, sesta di ritorno della Serie A3 Credo in Banca, girone bianco. Torna con l'assetto abituale Cicorella che parte con Mattia Borgato al servizio, botta ed è subito ace pulito di Borgato, sicuramente il modo migliore per Monselice per aprire questo primo parziale 1-0 e Mattia Borgato di nuovo in battuta. Stavolta non forza Cravorti, primo tempo per Bussolari, vincente. Uno pari. E dall'altra parte tocca proprio al centrale Manuel Bussolari portarsi al servizio. Soprattutto salta flop, riceve Dainese. Beccaro per Monetti, vediamo qual è la decisione. Monetti che ha pestato, è andato oltre la linea centrale, quindi 2-1, invasione per Enrico Monetti e torna Bussolari al servizio. Stavolta cerca Borgato che riceve in qualche maniera lo Drago che va ad attaccare sulla palla alzata da Dainese, poi c'è il primo tempo di falla, tiene in qualche maniera Beccaro, la palla è ancora però nel campo di Parma, Chakravorty questa volta per Reyes, lungo linea, vincente dello schiacciatore di Parma, doppio vantaggio subito per la squadra ospite, 3-1. Cicorella si è tolto
la cravatta che evidentemente in questo frangente gli dava solo fastidio. Bussolari, ancora cercare Borgato, ancora Drago, questa volta arriva il punto, 13° punto per Alessandro Drago in questa partita, ma soprattutto 27 attacchi per lui sui 70, quindi poco meno del 50% dei palloni in attacco passano dalle sue mani, e questo è sicuramente un aspetto costante nel gioco di Monselice. Ciacravorti, primo tempo per Fal, pallonetto, tiene in tuffo Beccaro, e poi è ancora Drago che pareggia i conti, quindi si riparte in questo terzo set con la battuta ancora di Luis Matovac, 3-3. Matovac non forza, Cereda, Ciacravorti, pipe per Rossatti, ci mette le mani Kobzev, e muro vincente per il centrale di Monselice che torna avanti di una lunghezza, 4-3. Ancora Matovac, la sua botta, questa volta esce la battuta di Luis Matovac che lascia spazio in ricezione a Davide Dainese. 4 pari, battuta ora si porta Dimitrov. Dainese deve alzare in bagher Beccaro, gioca sulle mani del muro Monetti, palla che torna nel campo di Monselice, Drago non chiude neanche lui, la palla però ancora nel campo di Monselice, no, in quella di Parma, poi torna nel campo di Monselice, situazione un po' confusa, poi c'è un palleggio non troppo pulito di Dimitrov, una specie di primo tempo in bagher per Cobbs di Beccaro. Sicuramente sì, azione non pulitissima in molte, molte circostanze. E questa volta il primo arbitro, Emilio Sabia, chiede di parlare con Alessandro Drago, che fa segno, sì sì, ho visto che Cicorella si è un po' innervosito, glielo dico, di stare calmo. Tutto a posto comunque, era il palleggio di Dimitrov che era, aveva suscitato qualche malumore per Cicorella. Comunque 5-4 dopo, come detto, un'azione non troppo lineare e pulita, ma che fa parte anche questa di una partita in una fase così incerta. Dainese in qualche maniera, la palla è per Drago, resta in campo Dimitrov, il suo lungo linea questa volta è vincente, tocca anche le mani di Monetti e torna avanti di 2 punti Parma, 6-4. Terzo set, quindi particolarmente dedicato questo parziale, e anche in avvio le due squadre cercano di non lasciare nulla al caso. Ancora Dimitrov in battuta, il tuffo di Borgato, la palla però nel campo di Parma, primo tempo di Fal, tiene in qualche maniera Monselice con Monetti che può solo appoggiare Ciacravorti, questa volta è per Reyes, c'è il muro di Drago vincente. E in questo avvio di terzo set ha trovato un paio di muri Monselice che ne hanno permesso di restare aggrappata nel punteggio. È proprio Drago in battuta con un punto da recuperare per la sua squadra, 6-5 avanti infatti la Wimor Parma in questo terzo set. Come ho detto poco fa, è particolarmente sentito dalle due squadre. Drago, la botta su Cereda, Ciacravorti in 4 per Reyes, ancora un grande diagonale dello schiacciatore di Parma, 7-5, e Reyes lo stesso in battuta a gestire il doppio vantaggio per la sua squadra. La botta qualche maniera, e poi Borgato e Monetti, no, Dainese e Monetti, scusate, non si capiscono,
su chi deve andare a gestire questa palla che non era raggiungibile da parte di Beccaro, e c'è un time out, come dicevo nel set precedente. È una di quelle situazioni in cui Monselice si perde non tanto per ragioni tecnico tattiche, ma proprio per sembra quasi una mancanza di concentrazione, ma magari un po' di confusione anche in certi frangenti, che sono quelli che poi fanno arrabbiare Cicorella, che infatti ha fatto un time out breve ma intenso, diciamo così. Sentivamo, non distinguevamo bene le parole, ma se ne sentivamo il tono, che credo fosse quello che più era importante per Cicorella in questo frangente. E adesso Monetti e Dainese si spiegano, bacio in fronte di Monetti, e si riparte sul più 3 per Parma, 8-5, la battuta è quella di Hector Reyes, 1-1 nel computo dei set, parziale quindi molto molto importante. Reyes ed è l'ace, questa volta c'è poco da fare, palla tagliata potente nella zona di conflitto, battuta perfetta, e quindi diciamo non si è fatto intimorire dal timeout Reyes quando si è portato in battuta, e tocca di nuovo a lui. Qua, più 4, 9-5 per Parma, stavolta battuta corta da un secondo ace, si erano allungati i ricettitori di Monselice, 10-5. Reyes davvero in palla in questa fase, dopo un grande attacco è andato in battuta, e tre punti consecutivi praticamente tutti sul suo servizio, anche se il primo, come detto, con la complicità di Monselice. E la battuta di Reyes adesso finisce in rete, ma sicuramente ha fatto il suo dovere dai 9 metri, lo scacciatore di Parma, che così è avanti 10-6. Monetti dall'altra parte al servizio, Enrico Monetti, Cereda, Chakravorty in 4 per Rossatti, arriva un po' in ritardo Kobzev, e il primo proprio centrale a accorgersi dell'errore, palla in battuta, 11-6, 5 punti di vantaggio per Parma. Dainese riceve bene, Peccaro, primo tempo per Kobzev, vincente 11-7, lo stesso Kobzev che si porta in battuta, mentre in prima linea Patovac. Vitali Kobzev si prepara al servizio, la botta out direttamente, ritorna in campo Dainese dall'altra parte, tocca a Chakravorty portarsi al servizio, Gianflotta a cercare Monetti, deve alzare Dainese in 4 per Borgato, che nonostante il muro piazzato riesce a chiudere in diagonale con l'ottavo punto per il TMB di Monselice. Luca Beccaro ora al servizio, 4 punti ancora da recuperare per la squadra di casa. Indicazione di Cicorella per la battuta di Beccaro, che va a cercare Reyes, primo tempo è di Bussolari, vincente 13-8, avanti sempre Parma, 1-1 il computo di set, 25-20 il primo parziale per il TMB, 25-17 per Parma il secondo, con Federico Rossatti, battuta a piedi a terra su Monetti, l'attacco è di Drago in diagonale da zona 4, 13-9 scusate, e Borgato torna al servizio con 4 punti da recuperare dopo l'ace che ha aperto questo parziale. Tocca di nuovo allo schiacciatore andare a iniziare l'azione, la botta questa volta fuori per Borgato, che si rammarica del servizio uscito.
e si appresta ora a ricevere la battuta, che sarà quella di Manuel Bussolari. Dainese, Beccaro, primo tempo per Vatovaz, vincente. Vatovaz, per lui è il quarto punto in questo terzo parziale. 7 ne ha messi Kobzer, segno che c'è la volontà di coinvolgere i centrali. Vatovaz in battuta, Cereda, Chakravorty per il primo tempo per fall, tiene Monetti, può alzare Beccaro, Drago, la palla difficilissima, e ora Drago, dopo aver concretizzato questa palla non certo semplice, va ad aizzare anche giustamente il pubblico, il suo pubblico. 11-14, tre punti da recuperare, bella giocata di Drago su una palla non facile, ma una bella difesa anche di Monetti sul primo tempo di fall. Vatovaz direttamente in rete adesso, ancora 4 punti di vantaggio per Parma, che va ora in battuta con il suo posto Cristian Dimitrov. Dimitrov la botta, la fa scorrere fuori Dainese, la giudica bene, palla out. Ed è Drago a portarsi in battuta con 3 punti da recuperare per la sua squadra. 15-12 il punteggio, non forza Drago. Primo tempo in qualche maniera di fall che non chiude, poi c'è la palla a filo ed è Beccaro che la tocca in maniera vincente, anche se anche questa volta Codeluppi non è molto d'accordo con la decisione degli arbitri. 15-13, c'è il video check dopo una piccola discussione, ha chiesto di andare a ricontrollare a video Codeluppi. Probabilmente per un'invasione o comunque per una palla giocata in maniera irregolare da Beccaro, che sulla palla a filo si era provato a fiondare subito con un tocco di prima intenzione che poi si è rivelato vincente, almeno da quando che ha valutato l'arbitro in diretta. Ha già verificato la coppia al video check che conferma la decisione del campo, quindi 15-13, due punti da recuperare per Monselice ora, che torna in battuta con Alessandro Drago. Drago prepara la rincorsa, la botta e Reyes si tuffa in qualche maniera e viene chiamato proprio in attacco da Fall. Poi c'è una palla per Drago abbastanza fuori misura, si dispera Drago che era stato quasi sorpreso dall'alzata di Beccaro. Il 16-13, un'occasione per Monselice su questa bella battuta di Drago, che poi però non è riuscito a gestire l'attacco, che è un po' arrivato un po' a sorpresa per lui. Dainese, Beccaro in 4 per Monetti che non chiude il pallonetto, la palla rimane nel campo di Parma, Rossatti in qualche maniera, poi Beccaro ci mette una mano ma non la tiene ed è, c'è anche l'accompagnata, presumo, del palleggiatore Monselice in fase di ricostruzione. 17-13 ed è doppio cambio, ma no, non arriva in tempo la chiamata di Cicorella. Beccaro dietro per Drago, pallonetto, non chiude, Chakravorty per Dimitrov e invece chiude l'opposto di Parma che torna a più 5. Doppio cambio per Monselice, entrano Perciante e Bacchin per Drago e Beccaro, entrambi, sia Perciante che Bacchin, avevano già assaggiato il campo nella
prima parte di gara e si torna con Reyes in battuta. Reyes che dopo un inizio un po', diciamo, con le marce basse, ora è in doppia cifra, 10 punti e soprattutto una grande efficacia in al servizio, e conferma in questo caso con un ace, l'ennesimo di questo set, e ancora time out da parte di Cicorella. Dicevo, grande efficacia in battuta di Reyes, che è già al quarto ace e sicuramente molto molto incisivo, ma al di là di ace è sempre messo in difficoltà la ricezione di Monsevice, che complessivamente non è andata oltre il 36% di positività, e questo è il dato che forse preoccupa di più Cicorella in questa partita, perché Monsevice ha sofferto sia la battuta potente di Reyes che quella più tattica di Gianflot, di Bussolari e Fall, e questo sicuramente è un aspetto complicato da gestire in partita. Quando non arrivano rifornimenti è difficile anche giocare tatticamente. E si torna con la battuta di Reyes, prima ace dopo il time out, vedremo adesso, ed è, si ripete per l'ennesima volta, davvero devastante Reyes in questo set. Come detto, 5 ace, 4 in questo parziale, e quindi davvero decisivo. 20-13, Reyes ancora la battuta, è ancora un ace, devastante davvero. ...21-13... non credo che rallenterà in battuta lo schiacciatore di Parma, invece sì, però mette comunque in difficoltà Dainese. Perciante per Bacchin, che chiude però le mani fuori di Fall, però ci sono ben 7 lunghezze da recuperare per il PMB, con Monetti in battuta. Va a chiedere proprio a Reyes di ricevere, e Reyes viene chiamato anche in attacco in pipe. È sicuramente molto caldo lo schiacciatore della Wimore, 22-14 infatti, ed è il 14° punto per Reyes. Intanto entra Nicolò Zanetti in ricezione, va a sostituire Enrico Monetti. Evidentemente vuole dare un po' di respiro ai suoi, Cicorella, in questa fase. Perciante, primo tempo di Cobzel, scusate, vincente, 22-15. Stesso Cobzel in battuta. Botta di Kozev, Cereda in qualche maniera riesce a ricevere, palla per Bussolari, primo tempo, palla out però, 22-16. Restano sempre 6 punti da recuperare per Monsevice. Kozev in battuta, la botta su Rossatti, che viene chiamato proprio ad attaccare lungo linea, vincente, 23-16 per Parma, che in questo parziale si sta limitando a gestire il break scavato da due incredibili serie di battute di Hector Reyes, che ha messo 5 ace in un solo set. Borgato, perciante per lo stesso Borgato, tiene in qualche maniera lo stesso Reyes, Cereda per Dimitrov, c'è il muro a 3 ed è vincente, 17° punto. Muro che è stato un po', diciamo, uno dei segnali positivi invece per quanto riguarda
Monselice, 6 muri vincenti in questa partita fin qui. Quindi sicuramente tre sono di cose, sicuramente un aspetto positivo. Bacchini in battuta, Rossatti in qualche modo tiene, Reyes in, no scusate, Dimitrov in attacco. 24esimo punto, 24-17, si chiude intanto il doppio cambio. Qui entrano Beccaro e Drago per Ciante e Bacchini. Rossatti a servizio per il set ball di Parma. La botta su Dainese. Beccaro dietro per Borgato, vincente l'attacco dello schiacciatore del Monselice. Torna in campo anche Enrico Monetti al posto di Nicolo Zanetti, dello stesso Borgato al servizio. Chiede direttamente il video check il primo arbitro, non siamo riusciti a capire neanche noi l'esito di questa battuta, non è finita direttamente a terra, ma si va subito a controllare con le immagini, quindi con l'assoluta certezza. Intanto si crea un campanello sotto la sedia di Sabia. Palla in campo, quindi Ace, ah no, out, scusate, errore di Borgato che decide il set, quindi 2-1 Wimor, 25-18 nel terzo set. Ci risentiamo fra 3 minuti. Si torna in campo a Schiavonia, 2-1 Wimor Parma. Ha vinto il primo set 25-20 il TMB, 25-17, 25-18 gli altri due parziali per la squadra ospite, che ha ora la possibilità di chiudere la partita in questo quarto parziale con Monselice, che invece dovrà cercare di allungarla ulteriormente. Si parte con la battuta di Federico Rossatti per la squadra di Parma.
andiamo a vedere qualche statistica. Dicevo, Drago 16 punti, unico in doppia cifra, ma ci sono 9 punti per Borgato e 8 di Kobzev, che ha anche 3 muri vincenti dei 6 di squadra per il TMB. Dall'altra parte Reyes con un sensazionale terzo set da 5 ace, è diventato il miglior marcatore della sua squadra con 14 punti, ma ce ne sono 11 di Rossatti e 10 di Dimitrov, e Reyes soprattutto ha 6 ace complessivi. Rossatti, Beccaro in 4 per Monetti, c'è subito il muro di Dimitrov, 1-0 per Parma. Ancora Rossatti, battuta piedi per terra da lontano, molto vintage se mi permettete. Tanto c'è lungo linea di Drago tenuto da Cereda, ancora Drago questa volta in diagonale, ma c'è l'invasione di Bussolari, 1-1. Dicevo, battuta un po' vintage di Rossatti, che però anche nella pallavolo moderna conserva la sua efficacia. Vatovaz dall'altra parte, battuta invece più standard al salto, tradizionale anche a suo modo, ed è una bella battuta di Vatovaz, tagliata, non potentissima ma molto ben indirizzata, 1-1. Si va sul 2-1 quindi per il TMB di Monselice, ancora con Vatovaz al servizio. Stavolta battuta più sul centro del campo, l'attacco di Reyes, tiene Beccaro, Alzen, Bagger, Vatovaz, Monetti non chiude, Cereda in 2 per Dimitrov che gestisce il colpo dietro il muro, 2-2. E va in battuta Manuel Bussolari. Salto flotto per lui in qualche maniera Borgato, e Drago, palla non facile, alzata in ginocchio da Beccaro, bravo Drago a chiudere per il suo 17° punto, è sempre quasi al 50% degli attacchi, 38 su 94 degli attacchi di Monselice sono infatti affidati a Drago, che va ora in battuta, la botta su Reyes che riceve bene e va ad attaccare sulle mani di Beccaro in maniera vincente, 3-3. Ed è Dimitrov ora al servizio. La botta di Dimitrov tocca anche il nastro e inganna Dainese, che però riesce a tenere a una mano, non chiude Monetti. Chakravorty per Reyes, il pallonetto non chiude, palla a filo per Kobzev, vincente, però c'è il tocco di rete, così è anche confermato dagli arbitri, da parte di Kobzev, che si era trovato la palla sotto misura, aveva provato ad attaccare ma non era riuscito a evitare di toccare la rete, quindi 4-3 per Parma. Ancora Dimitrov al servizio, tiene Dainese, Beccaro dietro per Drago, c'è il muro di Reyes, la palla rimane attaccabile per Drago, ancora in lungo linea, ci mette una mano Cereda, Reyes diagonale ed è vincente, 5-3 per Parma. Ora chiaramente il Drago è tenuto costantemente sotto controllo dal muro di Parma, vedremo se Beccaro riuscirà a trovare soluzioni alternative. Dimitrov, la botta out, c'è stato un tentativo dalla panchina di Parma di chiamare la palla dentro, ma insomma abbastanza velleitario. Monetti dall'altra parte al servizio, punto da recuperare per il TMB, 5-4 per la Wimor Parma. Reyes
Chakravorty dietro per Dimitrov, la palla tenuta da Monetti ma non riesce a recuperarla Alessandro Drago, ed è il pericolo pubblico numero uno per la ricezione di Monselice. Hector Reyes che si porta al servizio, vedremo se continuerà con la serie impressionante di botte che ha deciso di fatto il terzo set. Reyes non si tira certo indietro, deve correre Beccaro in 4 per Borgato che gestisce la palla, Cereda per Chakravorty, Reyes la pipe, out però nettamente, si accusa dell'errore professor Reyes, che comunque anche con questa battuta aveva messo in grave crisi la ricezione di Monselice e ora va in battuta per la squadra di casa. Kobzev, battuta corta, Reyes deve alzare in bagger Chakravorty, tiene Monetti, Drago in bagger per Borgato che non chiude, ma la palla non viene ricostruita dopo la difesa di Cereda e quindi è 6 pari. Borgato, bella palla, bell'attacco, è riuscito comunque a ottenere il punto, ma soprattutto con una palla difficile non ha commesso errore. Kobzev ora al servizio sul 6 pari, come dicevo 2-1 per Parma in questo quarto set. La ricezione sulla palla corta questa volta al primo tempo di falla è vincente, è lo stesso falla a portarsi al servizio. Con Parma avanti di una lunghezza, 7-6. Fall, battuta salto float su un stacco con un piede, un po' strano, ma efficace. Pallonetto di Borgato, altrettanto efficace, 7 pari. Si va avanti sulla linea del pareggio in questo parziale con Luca Beccaro ora al servizio. Si sposta Beccaro dopo aver ricevuto le indicazioni da Cicorella, la palla è a cercare Rossatti, però c'è il primo tempo di Bussolari, la palla è vincente. Chakravorty in battuta ora, anche lui studia la situazione prima di scegliere quale zona usare per il servizio. Beccaro dietro per Borgato, palla un po' indietro per lo scacciatore di Monselice che infatti chiude troppo il colpo e manda la palla out. 9-7, doppio vantaggio per la Wimore. Chakravorty, Beccaro ancora per Borgato e c'è un altro errore di Mattia Borgato. Quello di prima forse era su una palla un po' alzata difficile, questa invece sembrava un'alzata perfetta, è un errore abbastanza gratuito di Borgato. C'è un cambio infatti, dopo questo doppio errore entra Dietre al posto di Borgato. Ricordo sempre che Cicorella deve fare a meno di Marco Vianello e questa è un'assenza che si fa pesare soprattutto non tanto perché Monetti non abbia il suo sostituto non abbia meritato, ma perché appunto manca un contributo anche dalla panchina. Intanto c'è il primo tempo di Vatovac che blocca la situazione, però sono 2 punti ora da recuperare per il TMB di Monselice in battuta proprio con Samuele Dietre. Diceva in coca maniera Reyes, palla a filo, vincente Vatovac e quindi subito un punto viene recuperato da parte di Monselice. Va in battuta ancora Dietre, anche per lui Gianflot. Su Reyes, questa volta riceve bene, Chakravorty dietro per Rossatti, ma tiene ancora Monselice che può controattaccare con il solito Drago che tira forte sulle mani alte, la palla finisce oltre i tabelloni ed è ancora tutto da rifare, 10 pari con Drago che firma il 18° punto della sua partita.
17 dei quali ottenuti in attacco, a cui aggiunge poi un muro vincente. Ancora Dietre in battuta, va a cercare l'angolo dietro le spalle di Reyes, ma la palla è troppo lunga, quindi ora tocca a Federico Rossatti portarsi al servizio con la Wimor Parma, ancora avanti di un punto sul TMB di Monselice. Rossatti è vincente, un altro ace per Parma, 12-10. Cicorella chiede time out, ma anche a noi la palla è sembrata aver proprio pizzicato la riga. Anche gli scout sono d'accordo, vedremo. Così è, infatti, palla in campo. Era sembrato anche a noi che la palla fosse proprio sulla riga, ma è stato confermato per togliere ogni dubbio dalle immagini del video check. Rossatti ancora in battuta, 12-10. Questa volta riceve bene Monetti, primo tempo a una mano di Beccaro, però Vatovac non chiude. Dimitrov sulle mani del muro, difende lo stesso Beccaro, palleggia Dainese per Drago, c'è il tuffo di Chakravorty, la palla è ancora per Drago in attacco, questa volta Cereda, Chakravorty per Reyes che piega letteralmente le mani del muro di Vatovac. Davvero Reyes è stato galvanizzato da quella serie di battute e anche in attacco ha cominciato a essere particolarmente efficace. Con Cicorella che chiama ora il time out, dicevo, andiamo a vedere un po' di statistiche. Oltre ai 18 punti di Drago ce ne sono 11 di Borgato, però anche 10 errori nelle file di Monselice. Dall'altra parte appunto Reyes mattatore con 17 punti, 13 sono di Dimitrov e 12 di Rossatti, segno che comunque i tre schiacciatori di palla alta di Codeluppi si stanno un po' dividendo le responsabilità. Soprattutto ci sono 8 ace di Parma contro i 2 di Monselice, 2 ace fermati da Vatovac e Borgato, e questo sicuramente fa la differenza, che per i muri sono 7 vincenti per Parma e 6 per Monselice, quindi la differenza davvero la fa il servizio, ed è proprio il servizio di Rossatti che apre questo momento, ed è un altro ace quindi per Rossatti. È davvero molto molto efficace la battuta di Parma, 9 ace, e questa volta arriva l'errore, però sicuramente un'altra sequenza con 2 ace per la battuta di Rossatti, quindi è quello che sta per ora decidendo la partita. Ora è in battuta Luis Vatovac, non forza Chakravorty, primo tempo per Bussolari, vincente 15-11, e sicuramente salta agli occhi anche senza le statistiche la differenza di efficacia della ricezione. Andiamo a vedere poi i numeri, 35% per Monselice, 60 tondo per Parma, e qui probabilmente tutta la differenza nel match. Ancora una ricezione imprecisa di Monselice, bravo Monetti a sfruttare le mani del muro per ottenere comunque il punto numero 12 per il TMB, 15 quelli di Parma. Drago, la botta, Cereda in qualche maniera tiene, Chakravorty dietro per Dimitrov, vincente sul muro 1 di Enrico Monetti, 15-12, anzi 16-12, scusatemi. Stesso Dimitrov che si porta al servizio per Parma. Dimitrov tiene Dainese, Beccaro dietro per Drago,
sulle mani di Reyes esterna, molto bravo, anche in questo caso Drago a giocare una palla forte ma anche precisa, ma sono sempre tre punti da recuperare per Monselici, che è dietro anche 2-7-1 dopo aver vinto 25-20 il primo set, ha ceduto 25-17 e 25-18 negli altri due. Monetti su Reyes, che viene chiamato anche in attacco da Chakravorty, e si fa trovare pronto per il 17esimo punto di Parma. Ora ancora in battuta lo schiacciatore della Wimor, Hector Reyes. La botta, e questa volta finisce direttamente out il suo servizio. Buon per Monselice, che ha già dovuto fare i conti con 6 ace di Reyes in questa partita, 5 solo nel terzo parziale. In battuta ora è Kobzev, ed è giocata di prima intenzione di Chakravorty dietro il muro. ...18-14... Barafalla in servizio, cambia anche posizione, si mette da zona 1, sua battuta a salto a un piede solo, riceve Monetti in 4 per Dietre, vincente lo schiacciatore di Monselice. 18-15... continua a tenere un vantaggio di 3 lunghezze la squadra di Parma. Luca Beccaro si porta al servizio. Cereda, deve muoversi Chakravorty dietro per Dimitrov sulle mani alte di Vatovac, vincente. 19esimo punto di Parma, sempre Dante Chakravorty a portarsi al servizio, pleggiatore della squadra ospite quest'oggi. Posta in zona 5, salto flotte anche per lui sul dainese Beccaro, primo tempo di Vatovac vincente. 19-16 e Samuele Pietre al servizio per Monselice, indicazione di Cicorella al suo schiacciatore. Va a cercare Reyes, riceve in palleggio Chakravorty per Dimitrov, la palla resta sul campo di Parma, in qualche maniera torna come free ball per Monselice. Primo tempo di Vatovac, letto bene da Rossatti questa volta, e c'è il muro, 20-16, e palla proprio a Federico Rossatti per il, per la battuta in questo quarto set. 20-16 Parma, la battuta di Rossatti, tiene dainese Beccaro dietro per Drago, che chiede il tocco del muro, anche se la palla è segnalata out degli arbitri. Si va a vedere al video check se c'è stato tocco di muro da parte della Wimor Parma. Quindi ancora sub iudice, questo è un 20esimo punto per Parma. Decisione presa da parte del secondo arbitro, adesso vedremo quale sarà. Palla confermata out, quindi 21-16 Parma, con Rossatti che torna in battuta. Dainese, Beccaro indietro per, ancora per Drago, bel tuffo di Cereda a chiudere lo spazio, poi di sinistro Reyes, vincente, 22-16. Sei lunghezze per Parma, che sembra avere sotto controllo anche questo set.
ci crede ancora comunque Cicorella, giustamente, e chiede time out. Stiamo appunto andando a leggere un po' quali sono le indicazioni statistiche. Come detto, appunto, i 9 ace e soprattutto il 35% di ricezione positiva per Monsilic sono quelli che al momento stanno facendo la differenza, con Parma che invece viaggia sul 62% di ricezione positiva in questo momento, con solo i 2 ace subiti. Percentuali in attacco sono simili, 41 per Monsilic, 49 è un po' superiore per Parma, ma la differenza vera è quella della ricezione, che si riflette anche sull'efficacia ovviamente della fase di cambio palla. 22-16 per Parma, che conduce anche 2-1 in battuta con Rossatti, che questa volta non forza dopo il timeout. Beccaro ancora in 4 per Drago, c'è il muro di Reyes, e a questo punto davvero si fa durissima per il TMB. 23-16. Ancora Rossatti, questa volta svirgola un po' la palla che finisce abbondantemente out. 23-17, però ancora 6 punti che può gestire la squadra ospite di vantaggio. In battuta Luis Vatovac per Monselice. La botta, Cereda riceve bene, Chakravorty, il primo tempo per Bussolari, c'è il muro di Kovz, molto bravo, Cereda alza per Dimitrov che trova le mani alte, e poi la difesa che però non riesce a tenere la palla, e vale il match ball per la Wimor Parma sulla battuta di Manuel Bussolari. C'è un cambio, entra Robert Kirila tra gli applausi dei compagni per quest'ultimo punto sulla battuta di Manuel Bussolari, che però arriva direttamente in rete. 24-18, ancora ben 6 match ball per la squadra ospite. Questo si giocherà sul servizio di Drago, mentre entra in prima linea Bakin al posto di Beccaro. Drago in battuta, la botta è direttamente out e la partita finisce, quindi vittoria 3-1 in rimonta per Parma, che dopo aver perso 25-20 il primo set ha vinto 25-17 con un doppio 25-18 quelli successivi, vincendo quindi 3-1 questa 19esima giornata, sesta di ritorno del campionato di Serie 3 Credenbasica, girone bianco, giornata che si concluderà come sempre domani. Alcune statistiche individuali: 19 punti per Drago con un muro vincente, ce ne sono anche 11 per Borgato per il TMB. Dall'altra parte 20 punti di Reis, che ha messo ben 6 ace e 2 muri, quindi davvero grande giornata per lo schiacciatore di Parma, che è stato coadiuvato da Dimitrov, 16 punti, e Rossatti 14. Ripeto il punteggio, quindi Wimor Parma vince a Schiavonia 3-1 sul TMV di Monselice, 25-20 per Monselice il primo set, 25-17, 25-18, 25-18 per Parma i parziali seguenti. Da Massimo Zilio è tutto, a risentirci da Schiavonia. Grazie a tutti voi.